Siamo pronti per un gioco grande contro i Gals? Sì, sì, non riesco a aspettare. Il nostro tipo è incredibile. Sì, e come sempre distruggeremo quella squadra. Andiamo, Druids. Siamo il meglio perché guardiamo bene e non lasciamo a nessuno toccarci. Ah, 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 ah. Ah, Norma, ho dimenticato da dirti. C'è una cosa che dobbiamo fare. Non avere paura, ci divertiremo. Ah, e che è? Letteralmente il distruggeremo. Io e la squadra di football americano, noi andiamo allo stadio di Eagles per fare un vernice e carta igienica. Ah, 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 ah. Non siamo noi, cominci. Cazzo, non voglio che loro facciano questo. Povero Polione, lo amo. Anzi, non penso di essere una buona idea. Farà la colpa mia perché sono il cheerleader principale. Ma... per favore! Ma qualche volta sarai il principale e capirei. Ma per me non fare niente allo stadio. Va bene, a dopo. Oddio no! Ma perché? Che posso fare? Una spaglia stupida. In questo momento sto pagando. C'è una bambina dentro di me che mio padre mi ucciderà. Non so cosa fare. Ognuno semplicemente è troppo bello. Il suo petto è troppo bello. Neanche è la colpa mia. Devo chiamarlo. Pronto, Normina, tesoro mio. Vuoi uscire? Vuoi venire a casa mia? Nessuno sta qua. No, c'è bisogno di essere così simpatico. Scusa, che succede? Sono incinta. Che? Sono incinta. Non ti credo. Mandami una foto. Dio bambino, non sono grande ancora. No, hai il test di gravidanza. Lo faccio in un secondo. Non so cosa fare. Aiutami! Non fare un aborto. Non è cosa Jere avrebbe voluto per noi. Lo so, ma non posso dire al mio padre. Tu sai come lui è. E lui mi odia. Allora, non lo so, ma devo andare. Che? No, Polione, ti amo. Ricorda quello. E ciao. Vieni qui. Vengo, aspetti! Figlia mia, come è stato il tuo giorno? Bene, grazie. E il tuo? È stato un bel giorno, finché signora Giannini mi ha detto che tu sia stata invitata per la sua classe. Che è successo? Il padre mio è il principale alla mia scuola. Mi piace perché lui sempre sa tutto della mia vita. L'unico segreto che sono capace a tenere è che il mio fidanzato, Polione, è il terzino della scuola rivale. Oh, mi dispiace, papà. Ammettere due, ho usato troppo tempo per usare il bagno. Vai a fare i compiti. Certo. Lasciami aiutare! Oh, grazie! Sono Adelgisa. Che sei? Sono Polione. Giochi in football americano. Oi, Pier il Gols? Sì, lo conosci? Certo, sono un druid. Non dovresti essere un druid? Sei troppo bellissima per essere un druid. Trasferi la scuola e sì con me! Non lo so, ma puoi avere il mio numero. Grazie, carina. Ecco, 708-555-6234. Stasera ti telefonerò. Forse non risponderò, ma non sono sicura.
sono un cheerleader e vorrei andare a una festa che c'è. Considera che ho offerto. Certo. Ciao ragazze, lascialo al bip. Se voglio, ritornerò la chiama. Pollione, quella è la unica chiama terza. Per favore, ritornarlo. Ho visitato il dottore oggi e sono in città con due bambini. Ho bisogno di te. Norma! Go. Qualcosa così strano. È successo questo pomeriggio. Un bel ragazzo di Gol è venuto a me e mi ha chiesto di essere con lui. Che strano! Cosa ha detto? Ha detto che sono bella. Mi ha citato così, ha detto di chiamare stasera, anzi. Come si chiama? Ah, guarda, telefona. Rispondelo. Il numero per Planned Parenthood, per favore. Sì, ciao, vorrei fare un appuntamento. Sono incinta e ho 18 anni. Quale giorno? No. Anzi, non posso, mi scusi. Ciao. Oh. Adelgisa, ciao, scusami per fuggendolo questa ieri sera. Non c'è problema, avevo fretta solo per te. Che cosa succede? Niente. Anzi, conosci il ragazzo che ti ha telefonato quella sera? Pollione? Sì, lo conosci? Mi piace lui. Sì, ti disse un segreto, lo teneresti? Certo. Sono incinta con due bambini di lui. Ma che di il tuo voto di castità? Non sono importante. Che cosa è importante che io pianifico di avere questi bambini? Le darò a Pollione e a te, perché non posso essere il loro madre. Ma Norma, non voglio essere con lui adesso. Che schifo. Ah, va bene, dovresti dirlo. Pollione, dobbiamo panere. Essendo con te, mi sono divertita. Ma non posso di più, mi dispiace. Che? Dimmi perché! Non c'è una ragione, è solamente che non mi sento lo stesso di te. Come? Sono bello e grande e ti compro belle cose. Che cosa ha fatto male? Niente. Sei una persona simpatica, ma devo partire. No! Non sono comoda con questo, lasciami stare. Amami! Ti amo così, sei la luce della mia vita. Perché sei andato con Norma? Non è giusto, mi dice le bugie, sempre sei un bugiardo. Non sei una persona simpatica affatto, neanche un po'. Come lo sai? Lei ti ha detto? Potrei... Per favore, amami! No, vado via. Arrivederci, Pollione. Pollione. Ho lanciato questo, dillo! No, ti amo! Sei terribile! Papà, c'è qualcosa importante che vorrei dirti. Che cosa è successo? Stai bene? Ah, tutto è bene. Io ho imparato di una ragazza sulla squadra di cheerleading che ha romperto il suo voto di castità. Perché farebbe questo? Come lo sai? Hai fiducia in me. Rimosso dalla squadra. Non hai sentito? Ha romperto il suo voto di castità.
Castitia. Questo è il suo completo. La figlia del principale? Sì. E non abbiamo pratica oggi perché ci sono buone notizie. Il terzino di il Gauls è rinunziato. Pollione? Sì, lui è strano. Nessuno può trovarlo. Non posso dire di essere triste. I don't know what I deserve.